Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Sono Michele Clementi, ti voglio parlare dei mercati non regolamentati. Prendo come riferimento il Forex, che sicuramente è il mercato non regolamentato più grande al mondo, perché semplificando molto non è facile mettere d'accordo tutti i paesi per quanto riguarda la regolamentazione, per esempio, del cambio euro-dollaro, America, Europa e Cina. Quindi è un mercato che ha delle regole, ogni paese, diciamo, ogni broker, ogni exchange ha un suo regolamento e ti spiego meglio il perché. Ovviamente non ti parlerò solamente del Forex, prendo questo come esempio, ma andrò anche a farti vedere con degli esempi pratici delle principali piattaforme non regolamentate che ci sono oggi in circolazione e poi come andare a vedere se un mercato è regolamentato o non regolamentato dal sito della Consob. Ma prima ti voglio spiegare un po' la differenza tra un mercato regolamentato e non regolamentato. In maniera molto semplice, un mercato non regolamentato un mercato regolamentato si basa sulla standardizzazione dei processi e degli strumenti finanziari. In particolare, le regole sono uguali per tutte. Un esempio molto banale: se un'azione, una società è quotata sia in Italia che in Francia, beh, il prezzo non andrà a differenziarsi di molto proprio per le regolamentazioni dettate dall'ESMA per quanto riguarda la best execution, cioè il miglior prezzo in quel momento. Un mercato regolamentato e riconosciuto non potrà andare a fare un prezzo differente, sia in termini concorrenziali, quindi migliorativo, ma anche, diciamo, svantaggioso per il risparmiatore. Per quanto riguarda invece i mercati non regolamentati, la tua controparte non è una persona che fa come nei mercati regolamentati un'operazione di segno opposto, cioè io vendo, c'è uno che compra, o viceversa, c'è uno che compra, c'è una persona che vende. Quindi c'è un passaggio da mano in mano di quel prodotto finanziario, secondo i processi e regolamenti appunto standardizzati del mercato regolamentato. Nel mercato non regolamentato, invece, la mia controparte è sempre, diciamo, l'emittente, cioè quello che mi permette di comprare, che può essere un broker, un exchange, quello che è quel mio prodotto finanziario che io voglio scambiarmi. Poi dopo ti faccio un esempio molto pratico, ma non voglio in qualche maniera dire che i mercati non regolamentati non sono funzionali. Ti dico solamente che, per esempio, fatto il rapporto fra i strumenti derivati scambiati in un mercato regolamentato, che sia l'IDEM della borsa italiana piuttosto che quella americana e quella francese, i mercati non regolamentati per quanto riguarda gli strumenti derivati sono 10 volte più grandi dei mercati regolamentati, cioè gli istituzionali preferiscono fornirsi, brutta parola, degli strumenti derivati acquistandoli tramite i mercati non regolamentati. Magari ti faccio vedere, quando parlerò degli strumenti derivati, anche questo aspetto. Oggi mi concentro invece su cose molto più semplici, quindi, come abbiamo detto, le valute piuttosto che i CFD, che ci permettono di comprare un indice piuttosto che un'azione in un mercato non regolamentato. Ti faccio poi degli esempi specifici. Quali sono gli obiettivi e i processi dei mercati non regolamentati? Beh, il primo aspetto è quello che generalmente le piattaforme, di cui ti farò un esempio come Plus500, Plus500 piuttosto che eToro, sono semplici nell'utilizzo del servizio e ovviamente anche nella facilità nell'apertura del rapporto. Molto più complesso invece se tu vuoi aprire, diciamo, un home banking per andare a operare sui mercati regolamentati. Mentre invece qui veramente è estremamente semplice, perché basta un bonifico, perché d'altronde sono soldi che arrivano da una banca, quindi ci si aspetta che tutti i controlli di privacy piuttosto che di antiriciclaggio vengano fatti dalla banca. Un altro aspetto sono le regole. Quindi qui andremo a vedere, ti farò vedere dal sito Consob come andare a capire se un mercato non è regolamentato, ma come ti ho detto, assolutamente, non è che voglio dire non utilizzare i mercati, non le piattaforme, diciamo, non regolamentate, ma anche bene sapere che tipologia di garanzia tu hai rispetto alla piattaforma, come riconosciuta, diciamo, dalla Consob. Ti farò vedere come spesso, come ti ho detto nel punto 2, a volte dei mercati non regolamentati arrivano in Italia senza essere presenti nel territorio tramite internet. In questo senso devi sapere che
non essendo riconosciute in alcun modo dall'Italia, se tu hai una controversia nei confronti di questa piattaforma, dovrai rivolgerti al tribunale competente. Supponiamo che la pagina internet che ti offre questi servizi sia australiana, dovrai andare ipoteticamente al tribunale di Sydney a dire ho avuto una truffa. Infine, ovviamente la concorrenza, quando ti ho spiegato la best execution che ci deve essere nei mercati regolamentati secondo appunto le regole ESMA, per quanto riguarda i mercati non regolamentati vale tutto, nel senso che sta un po' a te avere la capacità di andare a capire se il prezzo che ti viene offerto da una piattaforma è più concorrenziale rispetto al prezzo offerto da un'altra piattaforma. In definitiva, la prima cosa che devi andare a vedere è la leva consentita. Che cos'è la leva? Molto semplicemente, in un minuto, queste piattaforme ti danno la possibilità di comprare con la leva, cioè ti chiedono 1000 euro, per esempio, sono definiti i margini, per avere il controllo del sottostante con una leva, supponiamo, di 10. Quindi io controllo con 1000 euro 10.000 euro. Se il mercato fa più o meno 10, tu guadagnerai sui 10.000 euro. Cosa vuol dire l'effetto leva? Che se perde il 10% di 10.000 euro sono 1.000 euro, quindi avrei perso tutti i 1.000 euro che tu avevi dato come margini, come garanzia per sopportare in qualche maniera le perdite che potresti avere. In quel caso o reinserisci nuova liquidità oppure ti viene chiusa l'operazione. Al contrario, se invece quei 10.000 euro rendono il 10%, avrei guadagnato 1.000 euro, che sui 1.000 euro che tu avevi messo a garanzia vuol dire hai avuto un guadagno del 100%. 1.000 hai dato, 1.000 hai guadagnato, hai fatto il 100%. Devi sapere che l'ESMA non dice non si può usare la leva, ma dà dei paletti perché c'è stato un periodo sino al 2017, questo è un regolamento abbastanza recente del 2018, in cui queste piattaforme potevano usare e offrire la leva che volevi, che volevano, quindi anche a 500 in alcuni casi su certe coppie di valute. Ecco, questi sono i limiti. Se te vai oltre questi limiti, hai già capito che in qualche maniera è una piattaforma esterna al territorio dell'Unione Europea piuttosto che dell'Italia, ma è la solita pagina, come ti ho fatto vedere, che viene dall'Australia piuttosto che la Turchia o piuttosto che un altro paese e viene a operare in Italia in, diciamo, differita tramite una pagina internet. Questi sono i cambi velocissimamente. 31 è la massima leva che ti viene data sui principali cambi del dollaro rispetto all'euro e alle principali monete. 20 a 1 invece per quelle coppie che non sono state dette precedentemente e anche su loro è questi indici azionari, quindi i più importanti. 10 a 1 invece per chi ha come sottostante le materie prime, che non sia l'oro, o indici azionari diversi da quella sopra indicati. 5 è 1 per tutte quelle azioni o altri strumenti non sopra indicati, 2 è 1 per le criptovalute. Ti faccio degli esempi. Bene, adesso ti faccio vedere come andare a vedere se il mercato in cui tu stai operando, il tuo broker, è riconosciuto dalla Consob. Allora, la prima cosa da fare è andare su Google e scrivere occhio alle truffe. Ti viene fuori questa pagina, io scrivo occhio alle truffe Consob, ma comunque anche occhio alle truffe probabilmente arrivi già nella pagina in questione. Come puoi vedere, devo mettere gli occhiali se no non vedo, come puoi vedere qui ci sono le imprese che sono riconosciute, tra le quali vedi anche società non autorizzate a operare, avvisi ai risparmiatori, poi lo andiamo a vedere. Oppure potresti avere imprese di paesi terzi autorizzate in Italia con succursale, quindi che hanno una sede, oppure senza succursale. Queste sono sicuramente le truffe più facili da andare a incontrare. Te ne faccio vedere alcune. Quindi, una volta che hai visto, quindi qui vedi anche i consulenti finanziari, tutto, come segnalare una truffa, va bene. Se non sai che cosa sono le SIM, ho fatto dei video a riguardo, magari te li metto in coda, sono video da 2 minuti molto facili da andare a vedere, io lo chiamo il glossario. Comunque, adesso andiamo a vedere, clicchi per saperne di più.
ti viene fuori questa pagina, vedi, ultime comunicazioni ricerca nell'archivio. Se vuoi ricercare nell'archivio perché hai già un'idea precisa del broker che magari ti ha contattato tramite mail piuttosto che, oppure ti faccio vedere le ultime comunicazioni. Per esempio, oggi è il 22 maggio, mentre sto facendo il video, ti fa vedere che la Consob, ultime avvisi, ha segnalato e ha oscurato dei siti internet, come vedi, 4 solamente in una giornata. Se vai a vedere, ci sono anche quelli, per esempio, che ti dice, guarda, anche il Regno Unito ne ha segnalati alcuni, anche la Spagna ne ha sollevati altri, almeno li ha oscurati. Se vai a vedere, spesso ci sono dei nomi che possono ricondursi a delle piattaforme che sono non regolamentate, ma sicuramente, poi dopo ti spiego meglio, per esempio XTB, è una buona piattaforma, come a volte c'è Active Trader, è una buona piattaforma, magari utilizzano lo stesso nome, XTB Empire LTD, che non è lo stesso, quindi come se ti avessero clonato la tua pagina Facebook piuttosto che Instagram. Ecco, lo fanno anche, uso lo stesso nome, il risparmiatore un po', diciamo, pollo, crede che sia lo stesso che fa XTB la pubblicità Mourinho, e allora va a prendere e sottoscrivere, e gli fa il bonifico. Attenzione, quindi questa è una pagina dove fa vedere quanti ce ne sono di truffe continuamente. Due te ne faccio vedere. Uno è +500, questo è, come vedi, +500 è un non regolamentato, poi te lo faccio vedere nello specifico, è lo sponsor di tante società di calcio, come puoi vedere, Chicago Bulls, l'Atletico Madrid, piuttosto che il Legia Varsavia, e chi ne ha più ne metta, l'Atalanta per quanto ci riguarda. Un'altra è eToro, anche eToro è uno sponsor molto utilizzato, comunque presente per esempio nella Bundesliga piuttosto che nella Premier League, in Italia non c'è nessuno, e comunque ce ne sono tante. Perché ti faccio vedere queste due? Perché sono due società, +500 è quotata a Londra, eToro è quotata al Nasdaq, che pur non essendo regolamentate però hanno la vigilanza come società quotate in borsa, quindi non hanno la vigilanza dell'ESMA, diciamo, in Europa come un mercato regolamentato, ma hanno a loro volta la vigilanza per quanto riguarda gli utili, le procedure appunto di bilancio, e quindi per me questi sono meglio di altri, almeno sono quotati in borsa, una vigilanza indiretta ce l'hanno. Ma andiamo a vedere nello specifico come funziona. Ecco, adesso c'è il mio faccione, però come ti dicevo, la facilità di utilizzo, per esempio, qui ti dice, io sono dentro a +500, ho fatto un account, diciamo, di prova che lo utilizzo per far vedere agli studenti questo che ti sto poi facendo vedere a te. Come vedi è molto semplice, perché criptovalute, mentre nei mercati regolamentati tutti gli strumenti sono raggruppati tra strumenti omogenei, proprio perché ogni omogeneità ha una sua vigilanza, una sua regolamentazione, qui sono buttati tutti uguali, quindi non devi neanche sapere. Facciamo un esempio banalissimo: se io devo comprare un titolo di Stato andrò sul MOT della Borsa Italiana, che è il mercato delle obbligazioni telematico, o titoli di Stato, adesso non mi ricordo mai bene l'acronimo, e lo trovo lì. Se voglio comprare un'azione importante andrò sull'MTA, che è il mercato telematico azionario. Poi ci sarà lo STAR, che sono altre tipologie di azioni raggruppate tra loro per la capitalizzazione e anche a loro volta per le tipologie di, diciamo, documentazioni che trimestralmente devono dare alla Consob. Ecco, in borsa regolamentata ci sono vari segmenti, derivati piuttosto che gli ETF, e va bene. Qui no, qui è tutto insieme, perché poi fanno così, come ti ho detto, la semplicità di utilizzo è la cosa più importante per quanto riguarda una piattaforma. Un altro aspetto che tu puoi vedere, quando ti dicevo che la tua controparte è la piattaforma stessa, cioè ti dice vendi o acquista. Adesso io volevo prendere un esempio, vediamo Eni. Ok, siamo su Eni, in questo momento come vedi ci sono due prezzi. Qual è il guadagno del broker di +500? La differenza che c'è fra il denaro e l'etera, quindi lo spread, ecco, quello è il suo guadagno. Con quel guadagno deve anche coprirsi, cioè è vero che ti vende Eni, ricordiamoci una cosa, avevo dimenticato, non compri Eni.
Cioè, compri un CFD che è uno strumento in qualche maniera, è uno strumento che replica l'andamento, fedelmente l'andamento di ENI, ma se tu ti presenti alla riunione dei soci di ENI con un CFD nelle mani, non ti fanno entrare e si mettono a ridere. Mentre invece se anche compri un'azione di ENI e lo compri su Borsa Italiana, questa è la Borsa Italiana, come vedi, la prima cosa è che c'è un book, cioè ci sono in ordine. In ordine di prezzo e di tempo, quindi viene eseguito a parità di prezzo quello che ha messo l'ordine prima, in questo caso tre proposte, da quell'altra parte due proposte, e ci si scambia effettivamente ENI, cioè io vendo ENI e do i diritti e i doveri, se vogliamo, a chi acquista ENI, quindi domani potrà andare lui alla riunione dei soci perché ha effettivamente ENI. Ovviamente ci sono tante proposte di acquisto in funzione appunto degli scambi che ci stiamo facendo sul mercato tra i vari risparmiatori per quanto riguarda ENI a un determinato prezzo. Torno su plus 500, invece, come vedi, ce n'è solo uno, perché la mia controparte è sempre plus 500. Con quello spread, con quel guadagno, dovrà andare anche a coprirsi, cioè dovrà andare a, in qualche maniera, se tu guadagni, riuscire a ridarti il tuo denaro più il guadagno, quindi non può metterseli di tasca sua, si dovrà coprire e andare nella tua stessa direzione, quindi nel suo senso andrà a in qualche maniera a, co a comprare anche lui con dei derivati il sottostante. Se perdi, bene, in quel caso lì, se perdi, ti dovrà ridare i soldi inferiori a quelli che tu gli hai dato. E quindi diciamo che in questo limite non c'è problema perché tu gli hai dato 10.000 euro, te ne restituisce 9.000 perché hai perso 1.000 euro. Un altro aspetto che devi vedere è questo, cioè supponiamo che io voglia acquistare. Non è così semplice come in borsa, cioè abbiamo visto che c'è un prezzo, qui abbiamo visto che c'è della leva. Quindi qui mi sta dicendo, guarda, se vuoi comprare, io ti faccio girare qui, come vedi, questo ha una leva 2. Quindi ti chiedono 24.000 euro, ma posso andare indietro? E questa è la cosa, quindi non è standardizzato l'acquisto di una singola azione, ti può dire, guarda, compri 5 azioni, non sono azioni, sono 5 CFD, al costo di 33,20 euro e ne controlli 66,40, quindi ti dà una leva 2. Ovviamente c'hai questa facilità di conto, facciamo un esempio molto, molto banale, se vuoi comprare Berkshire, adesso vado a memoria, ci vogliono 240 40.000 euro, ok? Con 240.000 euro, Berkshire, vediamo se, con 240.000 euro puoi comprarti un'azione di Berkshire. Quando invece se tu la volessi comprare qui, non ti servono, ovviamente ti fa anche il cambio, vedi, in automatico euro-dollari, non ti servono 240.000 euro, vado così a memoria, di quanto può essere, non ho Berkshire in portafoglio, con solo 16 dollari o comunque 15,35 euro ti puoi comprare una azione. In questo caso, come puoi vedere, la leva ovviamente è a 5 perché te compri 76,75 euro, quindi c'hai una leva 5. Ok, questo è il concetto. Puoi comprare un indice, puoi comprare un titolo, è tutto veramente molto semplice. Attenzione, dov'è la truffa? E qui dopo chiudo. La truffa potrebbe essere, non faccio riferimento a Plus 500, di cui ho una certa fiducia. Supponiamo che io ho comprato in un broker che non ha autorizzazione, che è truffaldino. Ecco, quale potrebbe essere il suo guadagno? Beh, spesso succede questo. Siccome generalmente, come sappiamo, i trader perdono i soldi, questi broker ti danno innanzitutto ti danno delle leve che ti possono ingolosire perché la leva, come sappiamo, piace ai trader, no? Perché guadagno di più. Va bene, ok, non metto in discussione questo aspetto, però qual è la truffa che ci può essere? Vabbè, scappano con i soldi, ok, quello è l'estrema ratio. Diciamo se no potrebbe essere che non vogliono scappare con i soldi, hanno degli spread, questo è importante, non sono fissi, non c'è la best execution, anche tra eToro e diciamo e Plus 500 ci potrebbero essere degli spread diversi fra denaro e lettera che come vedi cambio e vendi, quindi questa è una prima cosa da andare a vedere. Mi dai la leva, ok, bellissimo,
ma fammi vedere anche quanto ci guadagni, perché più è la leva, più loro dovranno andare a, in qualche maniera, coprire la tua posizione, per cui hanno delle spese che vanno a limare i loro guadagni tra il denaro e l'Elettra. Non so se è chiarissimo questo, però è normale che più devo spendere per darti la leva, più tu pagherai tra denaro e Elettra. E questo denaro e Elettra non è uguale in tutti diciamo, i broker, quindi bisogna controllare, non c'è una regola precisa, come ti dicevo. Qual è la cosa? Ok, mi scappano con i soldi, la cosa peggiore, fai la figura del pollo. Oppure potrebbe essere, come capita spesso, che saltano. Cosa vuol dire? Che vai a richiedere i soldi e non ti vengono restituiti i soldi. Per quale motivo? Beh, a volte perché, come ti dicevo, giocano sul fatto che spesso i trader perdono. Quindi, supponiamo, prendiamo quella statistica banale, il 90% dei trader perde. Quindi che cosa faccio io? Perché devo andarmi a coprire sulla sua? Se tanto perde, se tutte le volte mi danno 10.000 e poi io gli devo ridare 9.000, perché coprirmi? Perché solamente il 10% da 10.000 vanno a 11.000? Bene, in quel caso lì coprirò quei 10.000, 11.000, quei 1.000 euro con le perdite di tutti gli altri trader. Poi ovviamente ci sono dei momenti in cui i trader guadagnano, cioè non è che tutte le volte 9 perdono e uno guadagna. Ci sono dei momenti in cui magari guadagnano tutti perché i mercati sono chiaramente rialzisti o chiaramente ribassisti, per cui tutti guadagnano. Ecco che in quel momento vanno in crisi, perché se non si sono coperti e tutti vanno a chiedere quei 1.000 euro di guadagno, perdono la loro solidità patrimoniale, per cui a un certo punto iniziano a dire: mi dispiace, apparentemente stai ancora lavorando, ma quando iniziano a chiedere i soldi, i riscatti, e anche qui per i riscatti non è immediato come sul tuo home banking, qui devi fare la domanda, cioè è molto facile aprire un Plus 500, per esempio, eh? Basta una mail, lo apri, non dico in 10 minuti, ma molto velocissimamente, cioè fai una MiFID fittizia. Non ne avrebbero neanche bisogno, gli mandi il bonifico, una copia del tuo documento d'identità e hai aperto Plus 500. Generalmente a volte io li aprivo, in passato li aprivo quando non c'erano le leve con dei limiti, perché magari se dovevo coprire il portafoglio e magari non riuscivo con gli strumenti derivati quotati nei mercati regolamentati perché sono standardizzati, andavo su il mio broker e con questa rotella andavo a scegliere esattamente quale doveva essere la mia copertura. Ovviamente lo pagavo un po' di più, però mi stava bene perché era un servizio che ok, giusto pagare se c'è il servizio. Oggi le leve sono un po' basse, per cui non lo utilizzo più. Quindi si utilizzano, sì, li devi conoscere. Se conosci attentamente anche queste piattaforme, sai i limiti e i vantaggi. A volte i vantaggi, ovviamente, come capita per tutte le cose, hanno un costo. Poi ricordati sempre che oltre ad avere un costo, spesso, se non conosci bene le piattaforme, hanno anche un prezzo salato nel caso in cui, come ti ho spiegato, il broker mi scappasse via con i soldi. Ultima cosa che ti voglio dire, questi influenzano i mercati regolamentati? Diciamo che i volumi scambiati su queste piattaforme non influenzano i mercati regolamentati. Direi di no. Quindi se anche qui andiamo tutti a comprare un sottostante, a meno che non è il GameStop della situazione, diciamo che no, questi non influenzano i mercati regolamentati. I volumi dei mercati regolamentati per noi trader o noi risparmiatori sono molto molto inferiori, per cui no, direi di no, questa è la mia idea. Grazie dell'attenzione, come sempre se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sono stato chiaro, hai bisogno di approfondimenti o vuoi aggiungere qualcosa che io non ho detto, lascialo nei commenti, mi fa molto piacere. Se sei nuovo del canale, iscriviti così rimani aggiornato ai prossimi video. Ciao!